e lì ci sarà un viadotto, vabbè, qualcosa che si può trovare. Però dovrà sapere una cosa, che recentemente, diciamo forse un anno fa circa, sulla provincia Pavese, è uscito un articolo che non era molto distorto, cioè bisognava quasi andarselo a cercare, in cui i imprenditori tipo riso scottico, tirino, così, hanno chiesto agli agricoltori di aumentare le superfici a riso. E noi cosa facciamo? Gli andiamo a togliere le superfici dove devono coltivare, facendo quello che vogliono la strada lì. Poi anche un'altra cosa, tra l'altro questo è accompagnato anche da un altro fatto, che adesso molti agricoltori hanno cominciato a non coltivare più riso, perché il riso non gli è pagato in maniera adeguata e hanno cominciato a coltivare altri tipi di tipo per fare energie rinnovabili, per piantare pioppi, così, e quindi andiamo verso una situazione in cui il nostro territorio, che era all'avanguardia per la produzione del riso, rischia veramente di perdere questo primato. E quindi veramente ci dà a pensarci bene. Perché poi, tra l'altro, io vorrei anche sottolineare, poi dopo chiudo, che un giorno io, nonostante sentire parlare di questa strada qui mi fa veramente male, sono andato nella zona dove dovrebbe essere costruito un ponte. Ma c'è da piangere, è una zona stupenda. Tra l'altro io non sapevo nemmeno, per mia ignoranza, che Barbianello, Pinarolo, Bressana avessero anche dei castelli, io non lo sapevo. Sono andato io un giorno in macchina, mi sono fatto un giro, e veramente mi piange il cuore a pensare che si possa pensare di piazzare un ponte con un traffico che non è il traffico dall'Oltrepò alla Longhenina, ma il traffico internazionale. Perché la Torino-Piacenza, di notte, di giorno, la domenica, il sabato, è percorsa migliaia di camion. Cioè noi non sappiamo che cosa ci portiamo in casa, ma non so anche a livello di aria che respiriamo. Questo è il punto. Poi un'altra cosa sulla base. Se noi vogliamo degli impianti produttivi, come logico che sia, perché quei problemi economici ci sono, esiste già un'area, oltre che quella di Corbello di Gardasco e anche quella di Mortara, che sono già destinate a poli produttivi. Non ci serve un autostrada che fa una logistica di 300.000 metri quadrati su ogni casello, perché quello che poi alla fine succede. Allora, grazie. Allora possiamo darci l'ordine che vogliamo. Io ero interessato proprio a capire i vantaggi e gli svantaggi delle due soluzioni, cioè fare o non fare. E, da una parte abbiamo bisogno di infrastrutture, per carità, cioè dire, se non esistessero delle controindicazioni, ma facciamo strade da tutte le parti, ma esistono. Dall'altra parte abbiamo parlato di coltivazioni e di ambiente da rispettare. Probabilmente gli argomenti sono poi molto più che solo questi. C'è una risposta a questa osservazione oppure possiamo passare? Molto semplicemente, ti faccio un esempio. Io quando sono arrivato in regione, sul fronte dell'Oltrepò, noi abbiamo 13.000 ettari di superficie vitivinicola coltivata. Io ho proposto, siamo riusciti poi a toccare la provincia ad applicare, una legge sul potenziale viticolo, dicendo attenzione ad aumentare il numero di superficie vitivinicola coltivata, perché si rischia di far diminuire pesantemente il prezzo dell'uva, di indebolire il nostro territorio e quindi di assoggettarci a ulteriori rischi. Esattamente due mesi fa ho presentato una mozione con altri colleghi sul tema della risicoltura, sia della Lomellina che del Pavese, per il costo del riso, che oggi è molto più basso, cioè con il rapporto tra il deficit tra costi di produzione e ricavo di vendita è sproporzionato, e quindi quando un territorio deve difendere la propria economia deve attivare delle politiche. Cosa sta succedendo? La questione che tu hai tirato fuori, cioè è una riorganizzazione complessiva di quello che noi vogliamo fare sul nostro territorio. Non ci sono, secondo me, state le idee molto chiare. In una parte dell'Omelina abbiamo messo le zone a protezione speciale, non so se qualcuno di voi le conosce, dove qualcuno dice sono splendide, fantastiche, andate a chiedere agli agricoltori come vivono in determinate zone, a meno che io non sia impazzito, anche perché molte volte tutte le iniziative che ho fatto regione una volta in qualificazione per compensare la presenza di nitrati nella provincia di Brescia, Cremona, Milano, no?
a questo punto dobbiamo cominciare a dire: cerchiamo di fare le scelte che siano in sintonia con l'economia del nostro territorio e che non invece vengano calate per compensare dimensioni nate da altre parti. Cosa voglio dire? Al di là delle appartenenze politiche, programmatiche, ci sono temi che vanno al di là, tra cui anche le infrastrutture, che devono vedere un territorio non ideologicamente l'uno, una parte politica contro l'altra, ma in maniera di buon senso, affinché queste iniziative siano a favore del nostro territorio. Se non sono a favore perché lo propone la provincia, faccio un esempio, sono contro una parte della provincia, si può dire di no, non perché sia contro la provincia. Lo stesso vale anche se lo propone la regione dove io sono in maggioranza. Molte volte si alza la manina e si dice: signori, questa cosa non va fatta. È una questione di sensibilità. Si parte dall'assunto che la provincia di Pavia, a differenza della provincia di Milano, ribadisco questo dato, il 17% di territorio del nord che è dettato dall'agricoltura. Se ci fossero altre economie, uno potrebbe anche pensare di rivoluzionare, ma barattare certezze con incertezze in un momento come questo rischierebbe di mettere ulteriormente in difficoltà un territorio. Quindi le infrastrutture devono seguire anche quella che è l'economia locale di un territorio.